l'ABC del business e della tecnologia? Io sono Rudy Bandiera, vieni a scoprirlo con me su Aruba Business Community. Siamo con Riccardo Vitali di Aruba Business e Alessandro Negri di 5 Stelle. Ma qual è l'argomento della giornata? L'argomento della giornata oggi è il turismo. Da quando è arrivato internet, l'online, il nostro approccio con le vacanze è cambiato completamente, un nuovo paradigma. Il customer journey, quello che è il percorso che le persone fanno per arrivare a scegliere una meta di destinazione, è completamente diverso. Cosa significa diverso? Oggi apriamo un sito web oppure un social network, vediamo delle foto del nostro influencer di riferimento o dei nostri amici e decidiamo di andare in un posto e lo facciamo da soli spesso. Prenotiamo gli alberghi, ci rivolgiamo direttamente appunto agli albergatori anziché passare attraverso altri intermediari. Quindi questo mette di fronte noi come clienti finali a nuove e magnifiche opportunità e le aziende che si occupano di turismo a loro volta a nuove straordinarie opportunità. Ma questo a sua volta alza tantissimo l'asticella per tutti, perché noi abbiamo sempre più necessità di avere una vacanza su misura, commisurata alle nostre appunto necessità, e gli operatori devono fornire servizi sempre più precisi. Ormai è dal lontano 2013 che vi siete avvicinati, approcciati a questo mondo del cloud per la gestione delle strutture ricettive. Ho due domande. Che cosa vi ha spinto appunto a fare questo cambiamento, ad avvicinarvi a questa nuova mentalità del cloud, e come avete gestito questa rivoluzione tecnologica? All'inizio è stato sicuramente difficile. Ma siamo sempre stati convinti che sfruttare appieno le potenzialità del cloud e della rete avrebbe portato un grande vantaggio agli albergatori, che in quel momento vivevano in un mondo dominato da aziende consolidate che vendevano software legacy. Per questo motivo abbiamo messo al centro della nostra comunicazione il concetto di libertà. Libertà da vincoli territoriali, libertà da infrastrutture hardware e libertà dalla burocrazia, per liberare appunto tempo all'albergatore che potesse dedicarlo al proprio business, ovvero quello di accogliere i propri ospiti. Cioè dargli la possibilità di fare il loro lavoro. Esatto. Stavo facendo questa riflessione, in particolare nel settore turistico, che ha delle caratteristiche peculiari, diciamo, c'è bisogno certamente di una struttura cloud che sia stabile, veloce, performante e sicura, ma anche scalabile, in grado in qualche modo di gestire quelli che vengono definiti i picchi di traffico, ecco, i picchi di persone che in qualche modo accedono. Credo sia una condizione necessaria. Certamente, guarda, credo che il cloud oggi sia la tecnologia che meglio permette di soddisfare questi requisiti, quindi parliamo di affidabilità, quindi il fatto di uptime dei servizi, la sicurezza senza dubbio, e poi i famosi picchi di carico che sono tipici delle stagionalità del turismo. Dall'altro, il cloud permette di ragionare in prospettiva, quindi permette ai progetti dei nostri partner di evolvere e di crescere nel tempo. Quando ci siamo seduti al tavolo con 5 Stelle qualche anno fa, abbiamo messo a confronto il nostro team di prevendita tecnica con il team di sviluppo di 5 Stelle e siamo partiti da un'attenta analisi dei requisiti. Questo ci ha permesso di realizzare un'infrastruttura in cloud di tipo verticale, con delle, diciamo, saratoriale, quindi costruita su misura per 5 Stelle, che permette di gestire diverse tipologie di utenze, quindi dalla piccola pensione, quindi dalle piccole strutture ricettive fino ai gruppi più importanti. Sì, è assolutamente così. Fin dall'inizio noi abbiamo avuto bisogno di affidabilità, ridondanza di risorse, ma soprattutto di flessibilità. Questa flessibilità ci è richiesta ovviamente dal mercato in cui operiamo, quello del turismo, che vive di picchi stagionali, principalmente durante l'estate, nei weekend o durante le feste comandate. Questa flessibilità noi cerchiamo quotidianamente di metterla a disposizione dell'albergatore per permettergli di risparmiare tempo, ma soprattutto denaro. Ma quindi in definitiva
Dal 2013 ad oggi, grazie al cloud di Aruba, siete riusciti ad acquisire 2.700 clienti. E se ci pensiamo, 2.700 dal 2013 è un numero gigantesco. Sì, è un numero sicuramente importante. Ci siamo riusciti combinando tecnologia, vision e marketing. E ovviamente in tutto questo la collaborazione con Aruba Business, che prosegue da più di 7 anni, ha avuto un ruolo fondamentale. Con loro abbiamo condiviso da subito il concetto di digitalizzazione. Loro delle imprese, noi del mercato dell'hospitality. Credo che la digitalizzazione sia efficace quando le parti in causa riescono a concentrarsi sul proprio core business. Nella collaborazione con 5 Stelle noi garantiamo il monitoraggio e l'assistenza H24 7 giorni su 7, lasciando la libertà e la tranquillità a 5 Stelle di sviluppare il proprio software. Io direi che questi sono risultati oggettivamente straordinari. Tuttavia, mi permetto, da ferrarese, so che gli albergatori non si accontentano così facilmente, vogliono dare servizi sempre più verticali da un certo punto di vista, cioè perfetti per un determinato pubblico. Penso ad esempio ai bike hotel piuttosto che al business, oppure, che so, alle famiglie. Come possiamo aumentare e alzare il livello dell'asticella? Ci si riesce puntando su tecnologia e innovazioni. Per esempio, noi già dal 2017 abbiamo aperto le porte del nostro prodotto tramite l'implementazione di un'interfaccia aperta, in termine tecnico OpenAPI. Questo ci permette ad oggi di contare più di 250 connessioni con software esterni e di sviluppare quotidianamente nuove integrazioni. Oltre a questo, punteremo sicuramente su quello che è il nostro fiore all'occhiello, il Customer Care, il nostro servizio di supporto. In modo abbastanza ironico, ci piace definirci non come software house, ma più come una support house, esattamente come Aruba Business sta facendo con noi. L'obiettivo quindi è di guardare con ottimismo al futuro, insieme a loro, un futuro in un mercato estremamente competitivo ed in continua evoluzione. Questa cosa della support house me la rigiocherò anch'io. Grazie mille ragazzi, grazie davvero per essere stati con noi e per aver spiegato in maniera semplice, mai banale, cose complesse. Grazie davvero e grazie a voi per essere stati con noi. Come sfruttare il cloud per il settore turistico, ma non solo? Prima di tutto dobbiamo investire in tecnologia e innovazione, è fondamentale. E poi dobbiamo pensare ai nostri cloud come incrementali, cioè che possano essere sviluppati per reggere i picchi, oltre ad essere sicuri. E poi software aperto. Abbiamo visto come 5 Stelle comunica e dialoga con oltre 250 software alberghieri. E ultimo, ma non ultimo, un customer care che diventa support house, cioè supportare il cliente in ogni sua necessità.